Allora, mister, intanto buon benvenuto a Genova e quindi benvenuto a questi 2 giorni importantissimi alla nazionale italiana calcio amputati. Le chiedo, mister, un commento su questo, appunto, questi 2 giorni che avete svolto qui a Genova e sull'importanza, sul valore anche per diffondere il messaggio che comunque voi veicolate. Sì, siamo stati onorati di essere ospitati dal Levante, che in pochissimo tempo sono riusciti a organizzare una cosa eccezionale. E ci siamo trovati davanti a un pubblico importante. E per noi è fondamentale mandare questo messaggio, soprattutto far vedere ai bambini che la disabilità è soltanto nella nostra testa. E grazie a loro, insomma, ci hanno dato la possibilità di portare questo messaggio anche a Genova. Abbiamo qui anche il preparatore dei portieri, a cui chiedo proprio nello specifico come si lavora per esaltare al meglio le caratteristiche in una, sì, chiaramente in una nazionale in cui è ovvio ci sia bisogno e necessità di un lavoro Sì, particolare, specifico. intanto spieghiamo che il portiere non, ha un'area delimitata 8x10 e non può assolutamente uscire da quest'area perché avendo le gambe e mancanza solo del braccio, lui avendo le gambe appunto può camminare, può correre più velocemente dei ragazzi che giocano con le stampelle. Quindi facciamo già un lavoro prettamente solo in area. E naturalmente mancando un arto solo, quindi più che altro il braccio, lavoriamo molto sulla frontalità, quindi cercando di coprire più la parte mancante, lasciando più spazio, quindi parliamo di bisettrici, più spazio dalla parte invece dove l'arto Dove è presente. esiste, sì. Ok. Senta, in questo il ruolo del portiere ovviamente è da sempre, a qualunque livello e qualunque tipo di calcio, il ruolo del portiere è un ruolo importantissimo, fondamentale e molto particolare. Si dice sempre che i portieri sono un po' pazzi, no? Immagino che valga la stessa situazione anche nella nazionale amputati e nel calcio amputati comunque. Certo, sicuramente abbiamo questa forma di pazzia che ci rende unici, sicuramente. Mister, le chiedo che sensazione ha provato? È capitato la vostra qualificazione ai Mondiali del Messico, ricordiamolo, un risultato importantissimo per lo sport, a maggior ragione nel vostro caso in cui comunque c'è il veicolare di un messaggio importante. Che sensazione ha provato quando ha visto che questa qualificazione coincideva col momento invece disastroso della nazionale maggiore? Vi ha dato una visibilità incredibile. Sì, insomma, devo premettere che mi dispiace molto non vedere la Certo. nostra nazionale non giocare, però devo dire che tra l'altro non me l'aspettavo che succedesse tutto questo, la visibilità è stata veramente eccezionale, spero che l'Italia si accorga che esiste un altro calcio, c'è anche quello femminile, non c'è E solo tanti altri calcio. tanti altri tipi di calcio e sono calcio. Non c'è soltanto quello della nazionale o di Serie A, ci sono tanti tipi di calcio e bisogna dare la giusta importanza a tutti. E speriamo che questa cosa prosegua, non sia solo una cosa del momento, ecco, solo questo, speriamo. Ecco, il vostro lavoro poi si declina anche con i giovani, no? Sì, abbiamo iniziato adesso una scuola calcio dove abbiamo un po' di bambini che arrivano un po' da tutta Italia, per adesso il nord. Come stanno facendo poi tra l'altro, visto i ragazzi del Levante, noi cerchiamo di portare i nostri ragazzi nelle scuole calcio perché pensiamo che sia giusto che si possano allenare con i loro pari età, senza nessun problema. È la filosofia anche del Levante, quindi ci siamo trovati d'accordo per portare avanti questo discorso, vedremo poi come farlo. Anche perché il messaggio ovviamente non è solo un messaggio di diffusione del calcio, in questo nel vostro caso il calcio amputati, ma un messaggio di inclusione e di parità assolutamente, di potersi divertire tutti. Sì, questo è il messaggio fondamentale. Diciamo che qualsiasi persona che ha un qualche problema, se gioca a calcio sembra già che sia normale, insomma. Allora, lui è Quindi nato così, lui è nato così. per noi è fondamentale riuscire a portare questi bambini, ragazzi, a giocare a calcio, perché nel momento in cui riusciamo a farlo hanno superato qualsiasi ostacolo. Quindi più riusciamo a portarne meglio. Quindi il messaggio è venite a giocare a calcio indipendentemente da Dalla come disabilità. dalla disabilità, venite. Grazie, Ministro, e grazie anche al preparatore Grazie. portieri.